Luca Ceriscioli, buongiorno. Candidato presidente della Regione Marche, sostenuto da PD, Uniti per le Marche e Popolari Marche UDC. Buonasera, ben ritrovato. L'altro ospite, un gradito ritorno altrettanto nei nostri studi, Gianmario Spacca, candidato presidente con Marche 2020, Area Popolare, sostenuto da Forza Italia. Buonasera. Buonasera. Vi direte voi adesso per chi voterò, lo capiremo magari meglio alla fine di questa ora. Io non ho mai espresso un'opinione di voto, in 15 anni praticamente che facciamo campagna elettorale, ci ritroviamo qui dopo il 2005, la sfida, la ricorderete, Massi con Gianmario Spacca, nel 2010 la sfida Marinelli con Gianmario Spacca, stasera, e speriamo che poi verrà ricordato questo appuntamento come per i precedenti casi, Ceriscioli Spacca. Io in 15 anni non ho detto mai per chi voterò, io invece stavolta lo dico, voto per Piero Massimo Macchini, il suo radical grezzo. Iniziamo col sorriso. Buonasera, mi chiamo Piero Massimo Macchini, vengo dalla città notoriamente più vivace d'Italia, da Fermo. Fermo è un nome che non gli rende giustizia alla città, si dovrebbe chiamare Paralisi. Molti di voi già mi conoscono perché io sono uno che vive con la pensione di mamma e lo faccio perché sto al passo coi tempi, perché il governo dice che noi giovani non arriveremo mai a prendere la pensione. Allora io mi sto godendo quella di mamma, mi pare giusto. Ho fondato il partito Radical Grezzo. Il partito Radical Grezzo, inteso grezzo come nell'accezione più vera del termine, puro, non contaminato, appunto grezzo. L'idea del partito Radical Grezzo nasce dal basso, anche perché quando mi è venuta eravamo tutti nel sottoscala del bar del Triangolo, dato che erano andati blocco in blocco i termosifoni, e proprio lì mi è venuta l'idea, nasce dal basso questa idea. Tra le altre cose il bar del Triangolo è anche la sede del mio partito, quindi mi potete trovare lì tutti i giorni, tranne il lunedì perché il bar è chiuso. Vorrei ringraziare tutto lo staff che mi segue, tra le altre cose in maniera particolare Sesto Terribili, che è il mio consulente per l'immagine. Sesto è un grande venditore di folletti, ne ha venduti due negli ultimi 3 anni a mia madre e mia zia. Tra le altre cose Sesto è come me l'ultimo di 7 figli, ma l'hanno chiamato Sesto perché il primo l'hanno chiamato Zero. Grazie Sesto per tutto quello che fai. Quali sono i punti del partito Radical Grezzo? Pochi, ma importanti. La prima cosa, noi non vogliamo più i radical chic nelle nostre città. I radical chic ci hanno riempito di fuffa e poche cose concrete. A noi ci piacciono le cose concrete. Quindi non vogliamo più i radical chic. Mi stanno qua i radical chic. La seconda cosa, noi vogliamo che il vestito della domenica diventi finalmente uno status symbol. Noi siamo quelli che mettono il limone dell'arrosto nel bicchiere d'acqua frizzante a fine pranzo, fine cena, perché rinfresca e soprattutto sgrassa. Da un punto di vista più concreto, parliamo della crisi noi del partito Radical Grezzo. Abbiamo capito perché c'è la crisi. C'è la crisi perché i giovani non vogliono andare a lavorare, perché se andassero a lavorare la crisi non ci sarebbe. Però se i giovani vanno a lavorare andrebbero in crisi gli imprenditori che devono pagare lo stipendio a questi giovani che vanno a lavorare. E dato che in Italia il costo del lavoro è molto alto, gli imprenditori per pagare questi giovani che vanno a lavorare andrebbero in crisi. Allora siccome noi vogliamo risolvere il problema della crisi, non andiamo a lavorare, in modo tale che il lavoro si accumula per chi verrà in futuro. Quindi noi vogliamo una società sullo stile villaggio turistico o resort, dove ti danno il braccialetto e tu col braccialetto puoi prendere da mangiare, da bere, quello che vuoi. Noi metteremo in palio 3.000 braccialetti che tu potrai acquistare tramite degli appositi gratta e vinci. Chi vincerà il braccialetto potrà comprare quello che vuole, chi non lo vincerà dovrà diventare amico di chi ha il braccialetto. Così si aumentano le amicizie. C'è più uno scambio di valori veri. Un altro punto importante, l'ultimo punto importante del partito Radical Grezzo, è l'identità marchigiana. Le Marche già è una regione al plurale, ma mancano di identità. Vi voglio raccontare un aneddoto. Io ho vissuto 2 anni in Inghilterra, in un paesino che si chiama Worthing. Worthing sta sulla Manica, sopra l'Asola. Tra altre cose, quando mi dicevano Pier Massimo, where do you come from? I come from Fermo, ah, do you come from Stop? Un'angoscia, una desolazione incredibile. Comunque un giorno mi chiama Sesto, il mio consulente per l'immagine, e mi fa, guarda Pier Massimo, ho visto su Google Maps che è Worthing, Londra, con il treno è 1 ora. Un giorno prendi il treno e vai a Londra, e se vai a Londra vai a vedere 2 cose, Piccadilly e Camden Town. Infatti un giorno presi il treno, arrivai a Londra, vado a Piccadilly, dico, bello, interessante, è un incrocio pieno di incidenti. Poi mi sono avvicinato, ho capito perché guidano da quell'altra parte, è normale che ci stanno gli incidenti, no? È normale.
Vabbè, comunque ad un passante gli chiesi: "Sorry, do you know where is Camden Town?" Tradotto: "Scusi, sa dov'è Camden Town?" Sapete che mi ha risposto? Che sì, marchigiano. Mi aveva riconosciuto, perché noi marchigiani siamo molto famosi. Solo che c'è un problema nelle Marche, che il marchigiano si vergogna di essere marchigiano. Vi faccio un esempio. Il milanese che viene nelle Marche dopo 10 anni parla ancora milanese, il romano che viene nelle Marche dopo 10 anni parla ancora romano, il marchigiano che va a Bologna dopo 2 giorni parla bolognese. Che un marchigiano che parla bolognese non si sente. Mamma dice come mette la cravatta sul porco, tu gliela puoi mettere anche degradazione rosa, ma la cravatta gli sta male, perché non è una questione di dizione, una questione di fonetica, è una questione di identità. Se uno non riconosce quello che è, alla fine tutti ti passano sopra. Nelle Marche è un retaggio storico questo, perché noi durante lo Stato Pontificio eravamo gli esattori delle tasse. Quindi, come si dice, meglio un morto in casa che un marchigiano dietro la porta, perché noi raccoglievamo le imposte e le portavamo a Roma. Adesso stiamo aspettando che Roma ce le riporta, chi vivrà vedrà, e secondo me non ce le riportano ste imposte. Comunque, con questo fatto che c'è stata la Chiesa, lo Stato Pontificio sopra, non ci siamo potuti sviluppare più di tanto, soprattutto a livello sessuale. A casa mia, con mia madre, non si poteva parlare di sesso, era tabù. Mamma è vergine. Quindi, cari marchigiani, se parlate come mangiate, se siete come vostra madre vi ha fatto e come vostra madre vi mantiene, allora votatemi e fate votare il partito Radical Grezzo. E adesso iniziamo, complimenti tra l'altro a Piero Massimo Macchini, MarketTube, un personaggio straordinario, il suo Radical Grezzo, chiaramente non lo troverete nella scheda elettorale, battute a parte, troverete invece questi nostri due ospiti.